Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zo Players. Siamo finalmente su un nuovissimo indie survival horror ed è Trenches, pare di averlo pronunciato bene. Comunque è un titolo uscito il 19 di luglio, è in accesso anticipato e mi ha incuriosito particolarmente perché è un survival horror ambientato strettamente all'interno delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Ma è incuriosito questa cosa ragazzi perché noi siamo abituati generalmente a giochi horror ambientati in ville, in case infestate, in ospedali psichiatrici, quindi manicomi, in mezzo ai boschi o in alcuni villaggi fatiscenti. In questo caso ragazzi siamo all'interno delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Ora, la mia domanda è: cosa si sono inventati come trama in un'ambientazione di questo tipo? Non è semplice secondo me, però sono particolarmente curioso. Poi andremo ad analizzare sia la trama che naturalmente il gioco di per sé, con i vari bug, se è stato ottimizzato al meglio, se reggono il frame rate e via discorrendo. Comunque il titolo ragazzi lo ritroverete, link in descrizione naturalmente, nella playlist di indie horror e non solo di breve durata, quindi se volete andarle a dare un'occhiata mi fa più che piacere ragazzi. Ripeto, link in descrizione e noi ci spariamo questo nuovissimo titolo che non lo so, non mi sono informato tantissimo, sono andato molto di petto principalmente per il discorso dell'ambientazione, raga, nelle trincee. Cosa possono aver inventato come trama su un horror ambientato nelle trincee? Però di idee me ne vengono in mente. Vediamo un attimo. Dove andranno a parare questi sviluppatori, raga? Un soldato non combatte perché odia chi ha di fronte, ma combatte perché ama chi ha dietro, quindi la patria, la famiglia, i figli, familiari, via discorrendo. Da qualche parte nelle trincee 1917. Possiamo partire? Sì. Allora, primo impatto, ragazzi, non mi dispiace affatto. Onestamente, stiamo parlando sempre di un indie, quindi sviluppatori indipendenti, non male, dai. Ok, vediamo un po' dove andiamo a parare con questo titolo, raga. Non lo so. Ok, ci possiamo nascondere, d'accordo. Quindi a breve saremo inseguiti. Il sorcio. Allora, c'è una porta, ok. Dobbiamo raccattare un po' di rovina, tipo questa bottiglia qua. Possiamo scolarcela? No. Possiamo lanciarla? Sì, si è rotta contro qualcosa di invisibile qua, però vabbè. Ok. Questo cosa sarebbe? Tipo una carta d'identità? Boh, leggiamo. Allora, è tipo un manuale per sopravvivere in caso in cui dovessimo trovarci da soli o feriti in battaglia. Allora, inchinarci e stare accovacciati e restare bassi per non farci individuare dai nemici, nasconderci sotto i letti o negli spazi ristretti per stare al sicuro, non correre a meno che non sia necessario, d'accordo. Dobbiamo fare attenzione quando si cammina su superfici di legno. Bello, perché possiamo far del rumore, quindi attiriamo lo stronzone o gli stronzoni. Possiamo distrarre il nemico utilizzando oggetti, quindi tipo bottiglie. Ecco perché la bottiglia. D'accordo, fai attenzione alla tua resistenza, alla stamina. Se ci stanchiamo siamo fatti. Usa il fischietto da trincea, il tuo fischietto da trincea. Ok, se ti sei perso e segui il suono. Ma dobbiamo fare attenzione perché i nemici possono sentire il fischio. Stiamo attenti a ciò che ci circonda. Dobbiamo cercare di fuggire in un luogo sicuro. Dobbiamo fare attenzione a non essere inseguiti dai nemici. Il generale Indra ringrazia per il nostro servizio. Ci mancherebbe, zio. Semper fidelis. Allora, mi sa che questo è un gioco tipo labirinto. E io con i labirinti, raga, non vado tanto d'accordo. Però ce la metterò tutta. Merda, c'è del sangue là. C'è stata sbloccata qualcosa nel menu. Scappa dalle trincee. Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo, ok. Va bene. Ah, il fischietto. Allora ce l'abbiamo il fischietto. Con lo spazio, non l'avevo visto. Cazzo è? Un bambino che piange. Ok. Cavallino. Ce n'è una famiglia qua all'interno delle trincee. Strano. Dunque ragazzi, il tizio si chiama Tommy Allen, non il nostro protagonista ma chi ha scritto la lettera. Faceva parte del terzo plotone
Il terzo plotone, per ordine del suo comandante di plotone, sono andati a ripulire delle trincee. Sono stati richiamati per l'allarme antiaereo e quattro di loro sono stati feriti, ma non ce l'hanno fatta. Li hanno coperti con varie stoffe, indumenti, con quello che avevano, e successivamente poi li seppelliranno. L'unica cosa che hanno è la radio e munizioni limitate, non possono far conto su nient'altro. Parla di questi tizi che praticamente, ragazzi, per farla in breve, si sono spolpati una tizia che non sanno se l'hanno catturato, l'hanno trovata così a girovagare in mezzo alle trincee, quindi si sono nutriti, quindi atti di cannibalismo contro questa tizia qua. È qualcosa che lui non scorderà mai fino al giorno della sua morte. Il motivo per cui sta scrivendo questa lettera è per ricordarsi e far memoria di lasciarsi un colpo da parte per lui, e nel caso in cui qualcuno del suo plotone dovesse leggere la lettera si deve dare a gambe, perché i nemici sanno che questa trincea è occupata. Ok. D'accordo, questi sono i quattro tizi che sono schiattati. Dobbiamo trovare una chiave. Non è che magari c'erano sti qua, eh? No. Niente. Ah, e questo in base anche al manuale di sopravvivenza. Ok, per nasconderci. D'accordo. Qua? Qualcosa di utile? No. Quindi sappiamo che c'è della gentaglia che si mangia altre persone. Ok. Atti di cannibalismo. Va bene. Quindi è indirizzata su quel discorso lì. La storia, d'accordo. Andiamo da questo lato, quindi non ci rimane che esplorare. Per il momento, ragazzi, anche se ci è stato suggerito di non correre nelle tavole di legno, sulle tavole di legno, per il momento non credo ci siano grossi pericoli, abbiamo appena iniziato, quindi secondo me dobbiamo ancora capire cosa dobbiamo fare. A parte darci la gamba, ok, ma c'è del sangue qua, raga. Allora, una strada qua è dritta verso sinistra, ma di qua invece no, non è sangue, ma un chiazzone così. Tutto chiuso, si può andare a destra o ci ricolleghiamo alla strada di prima. D'accordo, raga, devo far così perché sennò io mi ci perdo in maniera prepotente qua, eh. Poi si va in panico e sti cazzi, non se ne esce più. Questa sembrava una bottiglia da lontano. Creepy doll, una bambola spaventosa. Va bene. Allora, si va dritti o a sinistra? Io andrei qua a sinistra, vediamo, perché secondo me si ricollegano queste due strade. Mi sa di sì, ragazzi. Per un momento. Arrivavo da lì, giusto? Sì, sì, per forza, perché qua è tutto chiuso. Ok. Allora, quello che sappiamo è che dobbiamo trovare anche una chiave. Merda. La tizia mangiata? Ok. Possibile? Cioè, ok, calze e tacchi a spillo, d'accordo. Vabbè, ok. Non mi pare proprio un corpo busto da donna, anche se comunque mancano gli attributi, d'accordo. Allora, no, divaghiamoci troppo. Comunque ci sono le forchette, sì, era la tizia che si sono pappati. Questa qua, leggiamo. Hire Evacuation Nurse, quindi infermiere. Patricia Lausky e Han Portelli. Si saranno pappati una delle due, probabilmente, raga. E abbiamo la chiave, grandi. Questo è un cervello, ragazzi. Via. Che cazzo. Momento, ecco, inizia a muoversi qualcosa qua, raga. Ma percorriamo sta qua, va? C'è un meno trame. No, raid aereo, raga. Occhio. Un'altra bambola di merda. Ma non possiamo esaminarle ste bambole schifose qua. No, non posso far... No, ho suonato il coso, cazzo. Stavo provando i tasti, vaffanculo. Comunque, sappiamo che c'è una porta chiusa. Con calma. Passetti un po' così, perché sennò veniamo individuati. Vabbè, ma sti cazzi. Secondo me non succede ancora una mazza qua. Siamo appena all'inizio. Barcata quella porta lì, secondo me parte il
la vera azione, ragazzi. Non abbiamo una grossissima stamina, ma era così, raga. Tasta nebbia. Non è che ha bombardato col gas. Ok. Ma io sento piano. No, merda. Cos'è? Dell'intestino, ragazzi. Cazzo. No, una bambola. Oh, colleziona le bambole. No. Un'idea che è uno di quei giochi che bisogna trovare. Allora, segui il pianto. Oh, un momento. Allora, segui il pianto per la libertà. Dobbiamo usare il fischietto per far aumentare il pianto e dobbiamo trovare 9 bambole. Cazzo. Ok, ragazzi, ecco come hanno risolto la trama di un survival horror che poteva essere magari qualcosa di più, semplicemente tramutando il titolo in una specie di Slender. Dobbiamo recuperare 9 bambole. Segui il pianto. Allora, da quello che abbiamo letto, quindi con il fischietto. Forse qua a sinistra. Lato ovest della trincea, linea ovest. Vabbè. Usa il fischietto per seguire il suono, il pianto. Fai attenzione. Ok, fischietto uguale orecchio uguale bambola. Vediamo. Forse qua. Un attimo, ragazzi, metto meglio le cuffie perché il pianto è veramente leggero. Io sento sempre a sinistra. Vabbè, andiamo avanti a sinistra. Cazzo, ma c'è anche il tempo, sto fischietto di merda. Bisogna aspettare, ragazzi. Ok. Sì, a sinistra, assolutamente. No? Che succede? Una cosa che mi dà fastidio, ragazzi, è che chiude gli occhi ogni tanto. No, merda, ci stanno bombardando, cosa succede? Ma perché hanno fatto il discorso che entra qua dentro, va? Ok. Comunque li sento piangere, i bambolotti di merda. Davanti, 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 di qua. Di qua, raga. Eccoli, li sento, sono qua a sinistra. Un momento. Eccola. Ah, quando siamo a una certa velocità, a una certa distanza ce le marca. Ok, abbiamo trovato la... No! Il cazzo! C'è nessuno. Ok. Altra bambola, ragazzi. E sono 2. Mancano altre 7 bambole. No, non sono qua. Non sono qua. Mi sento camminare. Un attimo, raga, sento camminare. Do cazzo devo andare di qua? Io gli sto andando nel muso. Ok. No, vicolo chiuso. È questo? Leggi. Mia bellissima figlia, ti amo tanto e spero che arrivederci e grazie, vai a fare in culo. Sì, ma è vicinissimo, raga. No, bimba merda. Bimba di merda. Puttana jumpscare del cazzo. Ok, via cazzo, voglio andar via da sta trincea di merda. Suona.
Io ho sentito a sinistra, raga. Ok, non camminare qua. Cioè, non correre qua su. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Secondo me è da questo lato qua. Dai. La bambola, la bambola, la vedo, la vedo, la vedo. Che cazzo? Merda, raga, mi devo nascondere. No, sto andando in panico, aiuto. È vicino. E ci ha pizzato, ci ha pizzato, ci ha pizzato. Mi serve un buco di merda, via. Cazzo, aiuto. Dov'è la bambola? Arriva. No, 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 no. Ma perché chiude gli occhi? Ecco perché ha messo sta modalità di merda. Ti fa andare a sbattere contro. No, ma che cazzo. Ok, voglio tornare a casa, cazzo. Ma perché mi sono arruolato? Vaffanculo. Ho fatto una cazzata più grossa di me, raga. Ho camminato sul legno. Ho corso sul legno. No, 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 no. Ci ha fatto. Siamo morti. No, no, no. Ma vai giù. Ok. È un bordello, raga. Io qua come cazzo ci arrivi in fondo con le nove bambole? Allora, mi servono le tenaglie. Ok, ragazzi. Ho trovato una terza bambola. D'accordo. Allora, il problema è che ci servono anche delle tenaglie per tagliare del fil di... Merda. No. Ok, era intuibile proprio a manetta. Allora, mi servono delle tenaglie perché c'è una sezione della trincea che non possiamo oltrepassare. Ecco qua, questo che cazzo è adesso? Non possiamo passarla perché c'è il filo spinato, quindi... ok. Niente di importante. Il problema è riuscire a trovare le tenaglie, le tronchesi o comunque qualcosa che ci aiuti a tagliare quel maledetto fil di ferro. No, porta chiusa. Allora, vabbè, io vado avanti, ragazzi. È abbastanza labirintica la cosa. Qua ci si perde. Merda, ci si perde. Fanculo, ci si perde facilmente comunque. Allora, questo? Trenino. No. Puttana. Non posso rimanere ad osservare troppo, ragazzi. Ce l'ho alle calcagne quel bastardo. Qua dietro. Non so se conviene provare a suonare il fischietto, ma mi sa di no. Momento, ma allontano un pelo. Ok. Mi segna di qua. Lo senta manetta. È qua, è qua. Eccola, eccola. Allora, abbiamo trovato la quarta bambola, ragazzi. Perfetto. Non credo che... Sono pessimista, non credo che riuscirò a portare a termine merda il titolo. Perché, ragazzi, è abbastanza... un bordello. Si ha veramente pochi elementi su cui lavorare. Vediamo... Merda, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Bene o male l'abbiamo analizzato, abbiamo capito di cosa si tratta. Speravo in qualcosa di più, onestamente, però vabbè. Potrebbe essere un'alternativa al classico Slender. Proviamo a suonare qua, raga. Niente, tutto tace. Conviene buttarci qua dentro. Ok. Merda, che cazzo era? Sta arrivando, sta arrivando.
praticamente se corriamo sulle tavole di legno e utilizziamo il fischietto veniamo individuati dal bestione che non riusciamo ad intravedere da qua. È comunque qua fuori. Si è allontanato. Ok, andiamo dalla direzione opposta, va? Cazzo, chi è che bussa? Ecco. Porco cane, quello che vi dicevo, qua senza le tenaglie non andiamo oltre. Ecco, la sezione deve essere importante, anche perché ci sarà tutta l'altra parte di bambole, l'altra metà di bambole da trovare. Il problema è che bisogna girare e sperare di incrociare, di trovare queste maledette tenaglie per poter andare avanti. Però è un casino, cioè non si hanno elementi su cui lavorare, quindi è giusto una piccola tenaglia chissà dove appoggiata. Lo sento parecchio vicino, prendiamo la bottiglia. Un momento. Lo facciamo andare, vabbè, allora niente, volevo portarlo da un'altra parte, raga. Ma c'è una collisione di merda. Quando c'è in mano gli oggetti non devono infrangersi. Che cazzo. Merda, sento anche una bambola. Non potevo correre lì, ragazzi. Dai, dai. Nascondiglio. L'altra bambola, via. Via. Vabbè, stiamo facendo progressi, ragazzi. Ce n'è una qua dietro. Dai. Ma cazzo è sta roba? Un tubo? Le tenaglie non le ho trovate, raga. Però no, non piange, ragazzi. Questo? Sembra si possa passare di qua. Dai che sei qua, stronza d'una bambola. Tutto chiuso? È qua dietro, raga. Eccola. Allora, momento. C'è nessuno, via. E magari le tenaglie no, Trovate, raga. Via. No, ci ha pizzato. No. No, forse no. Veloce. Voglio nascondermi un attimo per fare il punto, raga. Riuscissi a trovare un buco. Dimmi che c'è qualcosa qua. Ok, tanto abbiamo trovato le tenaglie. Momento. Non so più dove sto. Cazzo. No, è possibile che non trovo un nascondiglio? Tornate all'inizio. Ok, questo era l'inizio del tutto, raga. Un momento. Ora che sento piangere. È questa? No. Via. Qua bisogna muoversi di continuo, è inutile, non bisogna fermarsi. Torniamo indietro di là, raga, meglio di no. Sto stronzo che sbuca dagli angoli ogni tanto. Bella lì, ok. 2 secondi di break. Allora, no, ma ha tabbato il gioco, raga. Ah no, ok. Siamo andati sul menu. Abbiamo trovato 6 bambole, ne rimangono 3, ragazzi. Abbiamo le tenaglie, quindi se ce la giochiamo bene, non dico che
riuscirò a finire il titolo, però ci proviamo, ragazzi. Anche perché è molto, ripeto, molto molto dispersivo, si hanno pochi elementi e l'audio per individuare le bambole è veramente troppo lieve, non si capisce esattamente dove sono situate le bambole e si rischia di girare per delle ore in tondo, ragazzi, assolutamente. Questo ve lo posso confermare perché è un po' che ci sto giocando e che sto girando a vuoto così, a random. Merda, che cos'è? Questa leggi l'esecuzione di una diserzione, ok. No, cazzo. Aia. Ok. I miei timpani. Giuda. Ah, ecco perché Giuda. Disertore, ok. Io volevo riuscire ad aprire, a tagliar via, raga, il filo spinato e vedere un attimino cosa c'era dall'altra parte. Sono veramente curioso, però riuscire a riraggiungere quel punto lì, onestamente io non so neanche dove cazzo sono ora. Ecco, dei flash. Lo sento troppo vicino. Torno indietro. È qua, è qua. Cazzo. Ecco qua. Via, via. Mi pare che qua c'era un nascondiglio, giusto, raga? No. Ci siamo fatti. Ci siamo fregati. Vabbè, tipo mezzo impossibile, raga. Cioè, come si fa? No! Vabbè, ragazzi. È un bordello. D'accordo, ragazzi. Io mi sto per qua con Tranches. È un gioco in accesso anticipato, quindi portarlo a termine probabilmente verrebbe fuori semplicemente la scritta "grazie per aver giocato a questo titolo, il gioco è ancora in fase di sviluppo" e via discorrendo. Quindi lascerebbe un po' il tempo che trova. Però la cosa importante è che abbiamo scoperto che Tranches non è nient'altro che uno Slender, quindi dobbiamo trovare 9 bambole al posto dei classici fogli che ci sono all'interno del gameplay di Slender. Questo non toglie però che potrebbe essere una valida alternativa per chi è appassionato per quel genere di gameplay. Personalmente parlando, ragazzi, non stravedo per i vari Slender, però ripeto, per chi è appassionato potrebbe risultare una valida alternativa. È un peccato perché l'ambientazione nelle trincee è particolarmente interessante, poco utilizzata. Di solito, come ho detto all'inizio, ragazzi, ci ritroviamo negli horror più classici all'interno di ville, case, foreste. In questo caso all'interno della trincea avrebbero potuto creare una trama, che so io, del tipo l'ultima fase del gameplay che vi ho portato. Abbiamo scoperto che ci sono stati dei disertori, quindi magari potevamo essere dei generali noi, non so, che abbiamo appunto commesso, che avevamo commesso delle esecuzioni, quindi delle ingiustizie nei confronti di altri soldati, e all'improvviso ci ritroviamo rinchiusi in questo limbo, in questa trincea abbastanza labirintica, e dobbiamo sfuggire ai nostri demoni, ai nostri peccati. Questo poteva essere una trama su cui sviluppare questo titolo, con questa ambientazione parecchio caruccia, ragazzi, non male. Vabbè, hanno optato per la semplicità, quindi trova tot elementi per riuscire a sfuggire. A livello di trama e di spessore c'è veramente poco. Come grafica, per essere un indie, ragazzi, mi sembra abbastanza accurata, niente male. L'unica cosa è che sia i suoni che i jumpscare andrebbero curati un peletto meglio. I jumpscare secondo me sono di livello medio-basso, non essenzialmente troppo spaventosi e non piazzati in maniera troppo strategica, e i suoni sono un po' troppo lievi, cioè non si riesce a capire in questo caso qua le bambole, non riesci veramente a capire dove cazzo stanno e rischi di girare per delle ore nello stesso punto, anche perché è tutto uguale, essendo un labirinto, ragazzi, non si ha neanche la possibilità di utilizzare degli elementi o un qualcosa che ci aiuti a segnare la via che abbiamo già percorso. Rischiamo di girare in tondo per veramente per dei grandissimi minuti di gameplay, e questo è abbastanza pesante, non è proprio il mio genere questo qua, ragazzi. Comunque, detto questo, vi ho portato Tranches, vi sarete fatti anche voi un'idea. Scrivetemi nei commenti cosa pensate di questo titolo, e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!